Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, al microfono Natascia, alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Segnali di riscossa per il turismo balneare abruzzese che vede crescere presenze e fatturati rispetto all'anno passato. A giugno la presenza sotto gli ombrelloni ha fatto registrare il più 15% di incassi, gli incassi al bar sono aumentati del 20% e quelli della ristorazione del 12%. Cifre ancor più alte nella prima settimana di luglio, più 18-20% per la presenza sotto ombrelloni e palme, più 25% per gli incassi dei bar e più 18% per la ristorazione. Sono i dati di un sondaggio della CNA Balneatori. Dal prossimo 1 agosto, dopo 4 anni di assenza, il Freccia Bianca di Trenitalia tornerà a fermarsi alla stazione di Giulianova. L'annuncio è stato dato dal sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, Camillo D'Alessandro, che ha portato a conclusione una lunga trattativa con le Ferrovie dello Stato. La fitta interlocuzione avviata quest'anno in primis dal presidente D'Alfonso, addetto D'Alessandro, ha portato Trenitalia a dire sì alla fermata di Giulianova a servizio di un importante tratto della costa abruzzese. L'avvertenza Auchan si chiude al Ministero del Lavoro con la procedura appunto di mobilità avviata dalla multinazionale francese per 1.426 addetti. Sono stati siglati gli accordi sull'esodo volontario. Per chi non si oppone al licenziamento, circa 20 mensilità di incentivo. Raineri della Fisascat commenta: soluzione in extremis, ora il gruppo proponga un piano di rilancio commerciale. Già 1.220 lavoratori del gruppo Transalpino hanno formalmente dichiarato la loro disponibilità a non opporsi al licenziamento e alla collocazione in mobilità a fronte di un incentivo corrispondente, come si diceva, circa 20 mensilità. Nei due ipermercati abruzzesi sono circa 26 le persone che hanno accettato questo. È affidato al confronto territoriale il compito di gestire e controllare le intese. Riteniamo non solo imbarazzanti, ma anche piuttosto ridicole le polemiche mosse dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente al lavoro svolto dalla Goletta Verde in Abruzzo. Spiace constatare che il nostro spirito costruttivo, apprezzato da diversi comuni e dalla stessa regione che ha coraggiosamente riconosciuto la grave situazione di criticità in cui versa ancora parte del sistema depurativo regionale e si è impegnata a contrastare questo fenomeno con ben 170 milioni di euro, giusto per capirne la portata, viene così duramente e paradossalmente attaccato dall'agenzia preposta alla tutela ambientale. Così Giorgio Zampetti, responsabile scientifico di Legambiente, risponde alle polemiche sui risultati dei monitoraggi di Goletta Verde effettuati lungo la costa abruzzese. L'aver cestinato il piano della sosta redatto dalla Sisplan di Bologna è l'ennesima scelta sbagliata della giunta Alessandrini, un errore commesso solo per pregiudizio politico. Quel piano contiene infatti uno studio approfondito e dettagliato su tutta la città, utile per conoscere e pianificare la reale esigenza dei parcheggi e la loro diversa tipologia. Uno studio che, con l'amministrazione di centrodestra, avevamo già cominciato ad applicare con le scelte operate sul piano della viabilità sul quadrilatero centrale, compreso tra Via De Amicis, Riviera Nord
via Ravenna e via Corso Vittorio Emanuele, oggi completamente stravolte. Lo afferma Berardino Fiorilli dell'associazione Pescara Mi Piace. Due giorni dedicati alla rievocazione dello storico circuito di Pescara. In città oggi e domani torna la Coppa Acerbo, insieme a una serie di iniziative da vivere e guardare che prenderanno vita già da oggi nel tardo pomeriggio con l'arrivo delle auto d'epoca in Piazza Salotto. Per la città si tratta della seconda rievocazione. L'evento è promosso dalla presidenza del Consiglio Comunale, che ha voluto far riemergere la memoria della competizione nata nel 1924 e andata avanti fino al 1961. La corsa ha portato a Pescara i migliori piloti e le migliori case costruttrici del mondo automobilistico di rilevanza internazionale, con punte di spettatori che hanno raggiunto anche le 200.000 presenze. E sempre domani a Pescara si terrà la premiazione del Flaiano, tanti i volti noti che saranno presenti, a cominciare da quello di Lunetta Savino e tanti altri, ci sarà per esempio anche Luca Argentero, e la premiazione per avere orari e tutti i dettagli sulla premiazione bisogna andare sul sito www.premiflaiano.it. Primo appuntamento con la notte dedicata allo shopping di Montesilvano. Stasera dalle 20 alle 2 di notte i negozi di Corso Umberto resteranno aperti, organizzando momenti di intrattenimento. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione dei Commercianti Montesilvano nel Cuore, da Confesercenti dalla provincia di Pescara e con il patrocinio del comune di Montesilvano, è stata presentata dagli assessori Ottavio De Martinis e Lucia D'Onofrio, da Gianni Taucci, direttore provinciale di Confesercenti, e da Gianfranco Costantini e Cristian Maione di Montesilvano nel Cuore. Oggi è sabato 11 luglio e la Chiesa celebra la festa di San Benedetto Abate, patrono d'Europa. La direzione, la redazione, la regia e i collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon onomastico a tutti gli ascoltatori che portano questo nome e buon compleanno al diacono Alfonso Genovese, che festeggerà la ricorrenza domani. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevede cielo sereno, con temperature da 25 a 29 gradi sulla costa e da 24 a 30 gradi nelle zone interne, venti deboli. Domani si prevede cielo sereno, con temperature da 27 a 31 gradi sulla costa e da 25 a 30 gradi nelle zone interne e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso oggi e da calmo a quasi calmo domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.